Buonasera, dal gruppo degli artisti irpini ci troviamo qui a San Martino Valle Caudina con gli artisti Perino e Vele che noi salutiamo, di fama internazionale, da New York, il progetto La Via degli Artisti lo scorso anno che ha avuto un grande successo, questa volta un'installazione molto particolare qui in piazza San Martino. Ecco, di che cosa si tratta? Ma l'opera nasce da questa tradizione che c'è qui a San Martino, quella dei catozzi. Nella notte di Natale vengono messe queste pile di tronchi e vengono incendiate. Ecco, noi ci siamo rifatti a questa vecchia tradizione per fare una nostra idea del rivisitazione del Catuzzo, e noi ce lo siamo immaginati. L'ape carro, insomma, per chi non sa la Catuzzo, sì. Che cos'è? È il famoso tre ruote, l'ape carro. No, il Catuzzo alla fine è proprio la pila della piramide di legno di trocche che viene fatta in cima. E poi l'ape carro. L'ape l'abbiamo utilizzato perché bene o male un po' chi vive in questi paesi bene o male ha un parente, qualcuno, un cugino che ha una ape carro, ecco. Quindi quindi l'opera riprende la forma piramidale del spallonato di natalizio che si va a San Martino. Sì, che poi tra l'altro abbiamo visto che ci sono anche le sigle infiammabili, no? Sopra alla pecare, quindi anche con il rosso forse può far capire proprio che simula il fuoco del falò. Ecco. Sì, per questo lavoro abbiamo chiesto una mano a Filippo Cannata, che è uno dei migliori architetti della luce, per quanto riguarda la progettazione della luce, e quindi perché volevamo proprio dare questo effetto che per la prima volta inseriamo in questa struttura. Questo effetto della luce del fuoco. Forse una cosa importante che si può sottolineare questa sera è che finalmente questi due artisti, Pinine Vele, stanno dando qualche cosa anche in questa provincia, San Martino Valle Caudina in particolare, perché mi ricordo che già in passato c'era stato sempre questo desiderio, no? Di dare una. Anche perché è il mio paese. Ecco, San Martino, Rotondo, insomma la zona è qui. Sì, però vedi, già con Via Varco, no? Che citavi tu prima, già qualcosa sta cambiando nel nostro. L'orto civile, ricordiamo. Sì, quindi alla fine da Via Varco a qui il passo non è lungo. La cosa importante è che oggi San Martino compra acquisisce un'opera di arte contemporanea. E allora ringraziamo Perino e Vele, ricordiamo la pagina Facebook Perino e Vele per tutti i prossimi lavori, le prossime esposizioni che ci saranno in giro per il mondo, e noi cambiamo l'inquadratura e andiamo verso il Catuzzo con la Pecare, ringraziamoli per la loro collaborazione a questa intervista. Ecco, questa è l'opera che potete vedere in tutta la sua interezza, quindi dicevamo il Catuzzo abbinato alla Pecar, che è quest'opera che vede appunto queste pile di anfore collocate l'una sopra l'altra e poi l'ape car che li contiene, quindi una tradizione tipicamente di queste zone, San Martino Valle Caudina. Ecco, noi giriamo proprio attorno all'opera, ci sono anche questi fasci di luce sotto questo pezzo di pietra a forma rotonda. Ricordiamo che c'è la cartapesta come materiale, c'è anche un po' di pietra probabilmente vicino alle ruote, quindi per dare un po' la consistenza all'opera stessa. Ricordiamo che Perino e Vele sono artisti di fama internazionale, hanno un atelier a New York, quindi parliamo di veramente artisti che sono conosciuti in tutto il mondo per le loro opere. Venezia è anche una delle loro numerose tappe in giro per il mondo, comincia ormai a farsi sentire anche in Irpinia. Un in bocca al lupo a Luca Vele ed Emiliano Perino, e buonasera al gruppo di artisti irpini in questo meraviglioso contesto che è San Martino Valle Caudina.